I primi 10 giorni del mese di agosto hanno fatto registrare un boom di presenze per gli esercizi di ristorazione a Montecatini Terme, tornati a livelli pre-Covid. E questa è la fotografia rilasciata da Confcommercio Pistoia e Prato, grazie ad un questionario che ha coinvolto un campione di aziende associate nel segmento. Circa il 70% degli intervistati ha riportato un numero di presenze pari o addirittura superiore al 2019, mentre il restante 30% conferma comunque una impennata di consumatori legata alle presenze turistiche. Diciamo che si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, piano piano il turista è tornato, la città è ripartita, chiaramente ci si porta un po' dietro gli strascichi del Covid, delle due stagioni un po' complicate, però le presenze ci sono e il lavoro è ricominciato, diciamo, in maniera sostanziosa. Dopo 2 anni di pandemia, sinceramente questo anno c'è veramente molta affluenza, turisti diciamo di tutto il mondo, perché sono ritornati gli americani, sono ritornati dei paesi dell'est, Europa, insomma possiamo essere soddisfatti al momento. Sta mancando un po' il turismo dalla Russia? Sì, ma ora quello poi si dipende un po' dai periodi, per cui si dice un po' male diciamo chi manca il coso. Però diciamo, per quanto riguarda me, un po' di turismo dai paesi dell'est c'è, probabilmente i russi ce ne sono meno, però mi sembra che siano compensati dalle altre nazioni, ecco. Il mercato russo su Montecatini era importante? Era molto importante. Noi si parla di russi, ma quando si parla di Russia, Ucraina e tutto quello che c'è intorno, e quel mercato lì chiaramente era importantissimo. 2020 forse è stato l'anno più tragico? Sì, il 2020 è stato l'anno più tragico. Anche il 2021 per quanto riguarda Montecatini, mentre quest'anno non abbiamo avuto le chiusure, per cui siamo partiti bene, escluso i primi 2 o 3 mesi dell'anno, e poi però l'andamento è stato molto, molto buono. Previsioni per la seconda quindicina all'inizio di settembre? Settembre per Montecatini è sempre stato un mese molto importante, ci aspettiamo un bel riscontro, anche magari una tipologia di turismo un pochino più dedicata a Montecatini, non solo di passaggio, però in questo momento siamo abituati a vivere un pochino alla giornata, e in questo momento il lavoro sta andando molto bene.